successo tra te e Rafe? Non lo sopportavo più e penso che la cosa fosse reciproca. Stavo ancora elaborando la tua morte, mentre lui era frustrato, non trovava il tesoro. Quando me ne sono andato, penso fosse sul punto di uccidermi. Immagina cosa ti farebbe adesso. Non voglio nemmeno pensarci. Sam, ascolta. È spietato. Più di quando ancora lavoravamo con lui. Ho sentito brutte storie. Sì, anch'io. Un motivo in più per non avere rimorsi di coscienza. Cos'è questa roba? Attrezzi per gli scavi. Shoreline? Cosa? Guarda! Ma non erano solo alla cattedrale. Oh. Ecco, sta giù! Piacere nostro, Shoreline. Sembra ci stessero aspettando. E che stiano cercando lontano dalla cattedrale. Un motivo in più per raggiungere subito il cimitero. Esatto. L'abbiamo fatto per un po', ma è un'area troppo estesa e se non sai dove cercare, è come sparare alla cieca. O lanciare dinamite alla cieca. Siamo finiti. I monaci avevano diversi alloggi, ma il principale era accanto al cimitero, ovviamente. Una posizione invidiabile. Attrezzature della Shoreline. Almeno non ci sono soldati. Se abbiamo fortuna, si faranno esplodere da soli. No.
Di qua, che ne pensi? Scommettiamo che... Sì, dinamite. Fa attenzione con quella roba, ok? Ehi, l'ho aperta. Hai fatto un bel casino. Speriamo non abbiano sentito. Beh, speriamo che si confonda con le altre esplosioni. Guarda, c'è un passaggio sul tetto. Non puoi spingermi così in alto. Che ne dici di quella cassa gialla? Per uscire da quell'edificio. Perfetto. Becca di questa porta. Te la cavi con quella roba? Nel corso degli anni ho fatto esplodere di tutto. Divertirsi. Andiamo. Andate. Posso agganciarlo. Thank you.
pensi di potercela fare? Mi prendi in giro? Ti ho insegnato io come si fa. D'accordo, allora vediamo. Ecco. Hai visto? Hai poco stile. Sam, c'è una scala che non riesco a raggiungere. Ok, aspetta. Arrivo. Forza. Spingimi. Ti tiro su. Ci sei quasi. Ah, grazie. Eccolo lì, il dormitorio dei monaci. È solo a un paio di salti da qui. Ah, non portare sfortuna. Scendiamo. Ah, brucia un po'. Ah, però è divertente. Troppo divertente. Va dove ti porta il denaro. Che cinismo. E non hai sentito il resto? Vado a pisciare mentre tu istruisci la recluta. Poi cos'è successo? Ha sedato la rivolta? Grazie a noi l'ha contenuta. Ma una volta finiti i soldi, beh, non avevamo più motivo di restare. Il generale? Non è durato una notte. Cinici. Come dice Nadine, gli affari sono affari. A me basta menare le mani. Ci vorrebbe un colpo di stato. Non dirmelo. No! Bel colpo. Tu vai a sinistra, io a destra. Dovete fare di meglio, ragazzi. Per la visita del rettore. Non si fermano un attimo. La signora pretende risultati e li vuole subito. Hanno trovato qualcosa? So che hanno riesumato qualcosa, ma non conosco i dettagli. Me lo sono sognato. Niente. Sono qui!
Wow, per un pelo. È stato movimentato. Qualcuno ci avrà sentito di sicuro. Forza, diamoci una mossa. Dietro quelle mura. Scende. Bruno, ho rischiato di saltare in aria e quel coglione mi ha pure fatto la ramanzina. Dovevo stenderlo. Quel tizio guida l'intera squadra. Hai idea di cosa ti potrebbe fare Nadine? Eseguivo solo i suoi ordini. Ok, ma come ben si reagirebbe? Farebbe a pezzi. Esatto. Prendi fiato e fai due passi per calmarti. Quel maledetto arrogante ora vuole insegnarmi il mestiere. L'americano non si sta facendo molti amici. Ne è convinta. Non vedo l'ora di incontrare lui e i suoi amici. È quello che speriamo tutti. Va bene. Forza, proseguiamo. Sam, di qua. Perfetto. Torna qui.
Il bungee jumping? No, questo è sicuramente meglio. Dunque, è così che hai trascorso questi anni? Saltellando fra le rovine? Sì, e collezionando proiettili. Esplosioni, pugni, calci. Va bene, ho capito. Pugnalate, avvelenamenti. Siano finite le discese. Ho le mutande piene di ghiaia. Ingresso del dormitorio. Atterraggio perfetto. Coraggio. Guarda che posto! Benvenuto al dormitorio di St. Dismal, il sepolcro di Henry Avery. Cerchiamo la tomba. Come la pergamena della croce. Ma le date, no. Beh, una in meno. E altre 1000 da controllare. Sciabole incrociate, teschio e ossa incrociate e le date 1659-1699. Se troviamo una lapide con tutte e tre, abbiamo vinto. Bene, ora profaniamo qualche tomba. Ci sto. Ehi, ehi, dove vai? Prima voglio controllare qui. Ah, ok. Nathan!
l'andata è corretta, ma le spade sono rovesciate. È quella sbagliata. No, data sbagliata e spade diverse dalla pergamena. Spade corrispondono. E anche l'anno. Sam, vieni. Hai trovato? Guarda, Benjamin Bridgman. Pseudonimo di Avery. Eppure il teschio ha qualcosa di strano. Sembra estraneo alla lapide. Già, ma soprattutto questo non è il sigillo di Avery. Vero, il teschio dovrebbe essere... di profilo. Di profilo. Che cos'è? Mio Dio. Allora, te la senti? È da parecchio che sono pronto. Vediamo che abbiamo qui. Una porta segreta. Immagino che la porta sia stata aggiunta dopo. Per nascondere il bottino. Incrociamo le dita. Oh oh, la banda al completo. Gesù, Disma a sinistra. Il ladro pentito. Gesta sulla destra. Il ladro cattivo. Ah. Avery aveva un debole per Sandisma, eh? Avery si considerava un ladro gentiluomo. Saccheggiava e ammazzava solo i pagani non britannici. All'epoca era una condotta da gentiluomini. Che gentiluomo? Specie di lanterna. Ehi, ciminiera, qui serve il tuo accendino. Ehi, rispetta i miei vizi. Dovresti rispettare i tuoi polmoni. Grazie, padre Duffy. Beh, niente male. La luce arriva dall'altra parte della parete. Qualcosa alla base delle statue. Bene, diamo un'occhiata. Ah, posso orientare le luci. Ehi, guarda un po'. Proprio che tu debba allineare entrambe le luci con una stella. Sì. Wow, collega i puntini. Thank you.
Così va bene. Grande, ce l'hai fatta! Ok, vediamo che succede. Apriti, Cesar. Tesoro sbagliato. Che palle. Bel panorama, ma nessun tesoro. No, ma... le vedi quelle croci? Sì. Ehi, ma è una caverna, lì sotto. Sì, penso che Avery ci stia indicando la strada. C'è solo un problema. Andando di qua, torniamo verso la cattedrale. E torniamo da Rafe. Merda. Beh, non facciamolo aspettare. Perfetto. Qualcuno la faccia fuori! C'è qualcuno qui! Sparpagliamoci! Thank you.
infatti potevamo anche giocarcela meglio. Ehi, siamo ancora vivi. Mi accontenterei. Proviamo ad aprire la porta. Ok, sei pronto? Sì. Ok. Ci sono! Avanti! Cavolo, pesa! Come andiamo? Oh, alla grande! Speravo di trovare il tesoro là dentro, ma sarebbe stato facile. Troppo, vero? È sempre così. E poi c'era quella cosa delle costellazioni. Sì, magnifica. La croce in alto. È lì che Avery ci vuole portare. Beh, se Avery ordina, noi obbediamo. Ragazzo, com'è la situazione? Ehi, Sully. Stiamo andando bene, ma il tesoro è più vicino alla cattedrale di quanto pensassi. Accidenti. Cosa vuoi che faccia? Beh, tieni in caldo i motori. Presto saremo di ritorno. D'accordo. Aggiornami. Contaci. Pattuglia in arrivo. Li sento. Inizio a sentirmi a disagio. Proprio tu dovresti essere il primo ad apprezzare questa casa. Non c'è. La gente denuncia massacri esistenti su. Avvicinandoci alla cattedrale, ne incontreremo sempre di più. Nathan, ho trovato una scala. Ok, arrivo. Andiamo, forza. Ti aiuto a salire. Ok. Accidenti. Non riesco a prenderti. Sì, aspetta. D'accordo.
Vediamo cosa c'è in quella struttura di legno. Ehi, ho trovato qualcosa. Ecco, fatto. Quanto pesa? Cosa stai cercando di fare? Ah, grazie. Dici che l'hanno costruita ai monaci? Impossibile, sembra un sistema di carrucole. Sollevare tesori a volontà. Per sollevare qualcosa, come ho fatto a non pensarci? Era destino che lo trovassimo insieme. Romanticone. Ehi, qui c'è un appiglio! Sto arrivando!
Di qua! Bene. Bella mossa. Grazie. Ok, forse non è stata una grande idea! No! Oh, merda! Ehi, stai attento quando svolti l'angolo! Arrivo! Che spasso! Speriamo regga. Crediamo sia stata una buona idea. Sento più le mani. Se tutti quegli anni a Panama mi hanno rovinato la circolazione. Tranquillo. Peggiore dei casi perderai le dita. Cos'è? È per questo che ne abbiamo 10, giusto? Aspetta! Ti aiuto a salire. E andiamo! Come faresti senza di me? Ora sarei a casa a bere cioccolata calda. Hai 5 anni? In questo momento non vorresti una cioccolata calda? Beh, in effetti, sì. Esatto. Perfetto. Avvicinando a Reef. Lo so. La tempesta si avvicina. Sei rimasto troppo nel Sudan del Sud. A differenza di voi rettili, ho il sangue caldo. Oh.
Diventare instabile. Da pazzi, con due scavi con la dinamite. Mercenari. Ma da Rafe non me lo sarei aspettato. Ehi, Sam, dammi una mano. Se fosse l'unico supporto a reggere il tunnel? Io chiederei scusa. D'accordo. Sì, per una volta. Sembrano robusti? Abbastanza. Ehi, qui può essere... Oh, merda! Oh. Pericoloso, detto tu. Ok. Ok, bene. Ce l'abbiamo fatta. Ragazzo, la tempesta peggiora. A che punto siete? Stiamo entrando nella grotta. La grotta? Sì, potremmo restare isolati per un po'. Non preoccuparti. D'accordo. Allora vi aspetterò alzato. Va bene. Ci sentiamo dopo. Ci siamo. Abbiamo allungato parecchio. Questi idioti della Shoreline erano a due passi dalla grotta. Sì, ma per me siamo i primi a metterci piede. Freddina! Forza, qui dentro. Non ho esagerato a colazione. Le statue di Sandisma ci sono. Le scale nella roccia pure. Nathan, credo si tratti di una grotta pirata. Oh, una porta. Così pare. Vieni, guarda qui. È un po' viscido. C'è una specie di maniglia. Beh,
Prova a tirarla. Cosa? E se è una trappola? Ormai sei dentro, che potrà mai farti? Mozzarmi una mano? Ti regalo un uncino. Dai, forza, tira. Un uncino. Ok, proviamo. Ehi, era pulita. Guarda, guarda. Decorazioni interessanti. Agli uomini retti il paradiso eterno. Agli uomini empi un destino d'inferno. Beh, Avery era più bravo come pirata che come poeta. Questo non è di Avery. Che intendi? Guarda. È il pirata di Rhode Island. Thomas Tew. Sì, ma non può essere lui. Questo è il suo sigillo, ma Tew morì attaccando la flotta del tesoro con Avery. Sì, o almeno è quello che ci raccontano. Se questo è davvero il sigillo di Tew, allora vuol dire che è coinvolto anche lui. Ma come? Gran bella domanda. Per fortuna.